più leggera fino a 90 kg rispetto alla serie precedente, ancora più dinamica e con 7 posti a richiesta. Più versatilità, anche grazie a una capienza del bagagliaio compresa tra 650 e 1870 litri e al portellone posteriore sdoppiato con anche la parte superiore azionabile elettricamente. È la terza generazione della BMW X5 che debutterà a metà novembre in 3 versioni con prezzi da 65.035 euro. X-Drive 50i con la nuova generazione del motore benzina V8 di 4,4 litri da 450 cavalli. X-Drive 30D con un rivisitato 6 cilindri diesel di 3 litri da 258 cavalli e X-Drive 50D con un diesel 3000 di tripla sovralimentazione da 381 cavalli. Ma la vera novità, particolarmente apprezzata sul nostro mercato, è prevista entro la fine dell'anno col debutto del 4 cilindri diesel biturbo da 218 cavalli sulla 25D, disponibile sia a trazione posteriore S-Drive, con consumi di appena 5,6 litri per 100 km, che a trazione integrale X-Drive. Prezzi da 55.405 a 58.130 euro. Sempre a dicembre, la gamma sarà ampliata con le versioni S-Drive 40D e X-Drive 35i. Audi presenta la sua nuova ammiraglia A8, che non muta molto nell'immagine complessiva, ma alza ulteriormente l'asticella in quelli che erano già i suoi plus. Prima vettura ad adottare la tecnologia Space Frame, A8 ora ha una scocca che arriva a pesare appena 231 kg, con una carrozzeria realizzata quasi interamente in alluminio. Tra le novità troviamo gli inediti gruppi ottici con tecnologia Matrix LED, che grazie a 25 piccoli diodi luminosi consentono di variare e dirigere il fascio di luce abbagliante con precisione millimetrica, escludendo dal cono luminoso i veicoli che sopraggiungono. L'MMI Plus è sempre più integrato e dotato di nuove funzioni di connettività. Al lancio sono previste due motorizzazioni TFSI a benzina da 310 e 435 cavalli e due TDI da 258 e 385 cavalli, con prezzi da 84.400 a 112.170 euro. L'avevamo vista a Francoforte e ora è pronta per il debutto nelle concessionarie. È la nuova i10, prima Hyundai di segmento A progettata, sviluppata e costruita in Europa, con caratteristiche ad hoc per la più esigente clientela occidentale. Più lunga, più ampia e più bassa, con spazi interni e praticità d'esercizio incrementati e livelli di comfort e sicurezza da segmento superiore, la nuova i10 si presenta con due motorizzazioni a benzina da 1000 e 1250 cm3 da 66 e 87 cavalli. Il piccolo 1000 a tre cilindri sarà disponibile da fine anno anche in versione GPL. L'offerta Hyundai comprende anche l'esclusiva garanzia Hyundai Tripla 5, con chilometraggio illimitato che offre 5 anni di garanzia, 5 anni di assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti. Il car sharing flessibile Car2Go, che fa impazzire Milano dove continua a macinare record su record, si appresta a sbarcare presto anche a Roma, Bologna e Firenze. Si svolgerà a Torino dal 7 al 10 novembre e riunirà oltre 30.000 persone guidandole attraverso il mondo della musica, dell'arte contemporanea e della video arte e performance. È quanto è in grado di fare il Festival Internazionale Alfa Mito Club to Club, il festival di musica, arte e cultura elettronica più importante d'Italia. Alfa Romeo, con la sua vettura più giovane e anticonformista, sponsorizza la manifestazione per il 6° anno consecutivo, condividendone in pieno i valori di energia, creatività e tecnologia.